bisogno anche dei cittadini che ci diano una mano a tenerla un po' più pulita. Almeno questa fontana non funzionava, funziona, e non mi pare che anche questa sia una cosa così banale, dopo che le fontanelle dei gli innaffiatoi delle piazze sono tutti spenti, sono accesi, insomma qualcosa abbiamo iniziato a fare. Avevo promesso che avrei pulito il cimitero, lo abbiamo pulito, quello continua a pulire, non riusciamo a tenerlo pulito, e anche lì abbiamo bisogno di un'attenzione vigile dei nostri concittadini che ci diano una mano a fare in modo che ci sia il rispetto della nostra memoria. E avevo anche promesso poi la cosa più importante, nei primi 100 giorni, ne mancano 10, di arrivare a mettere in moto la macchina amministrativa. E io oggi sono qua per questo, per dirvi che non ci sono ancora riuscito e ho timore di riuscirci. Vedete, se non ne fossi assolutamente convinto, ripeto perché è un passaggio delicato, se non ne fossi assolutamente convinto che non è vero, io avrei il pensiero che la nostra città è imbrigliata in un sistema mafioso. Non lo so che cosa c'è, non riesco a comprendere. Io ci sto mettendo l'anima, ma non va. E allora ieri ho deciso di andare in procura e di fare una cosa semplicissima. Ma ancora una volta, una delle cose che io ho fatto, ma che non ho mai fatto agli altri, ho deciso di autodenunciare il sindaco. Siccome noi abbiamo un'opposizione mai così efficiente, mai così attenta, mai così precisa nel smascherare tutti i malefatti di questi mesi di mia amministrazione, ho detto, vabbè, qui autodenunciamo il sindaco e veniamo a vedere se però c'è qualcuno che non la racconta giusta, perché non mi sembra che le veline escano troppo in fretta dal palazzo, quasi quasi escono prima le precisazioni, le puntualizzazioni, le osservazioni giuste dell'opposizione che non dovrebbero riuscire a fare noi. Poi dopo ai cittadini andrebbe anche spiegato, però senza rimanere nella demagogia, che noi siamo in emergenza da 90 giorni. Addirittura per le feste di Ferragosto ero io il capo dei vigili o il segretario comunale, non si capisce, perché eravamo senza un solo dirigente in servizio. Sono arrivate dopo pochi giorni, 3 giorni che abbiamo insediato la giunta, avevamo la cisterna ambiente che chiudeva, avevamo una serie di situazioni drammatiche, cioè è veramente una situazione che non va. E quello che è principalmente detto nell'esposto che ho fatto è detto: fatemi capire chi ha dato le ferie, come sono state concesse le ferie, se i cartellini sono a posto, se qualcosa c'è che non funziona, perché non si può stare nelle condizioni in cui siamo. Avevo promesso di rinnovare, come lo spoil system consente, mi dispiace, sul piano personale io ho dato tutta la mia solidarietà, tutta la mia stima, tutta la mia disponibilità. Avevo detto in campagna elettorale che sarebbero stati cambiati i vertici della struttura burocratica del comune. Non è che qui un paio d'anni fa è successo qualcosa, un anno e mezzo fa, un anno fa, e qualcuno si è già scordato tutto. Perché qua non ci stiamo, non funziona, non funziona, anzi, se volete io qualche chiacchierata l'ho fatta con tutti. Mi è sembrato di capire che i signori che hanno sbagliato, dopo aver trovato anche la mia solidarietà umana, non c'entra niente con quella giudiziaria o politica o quel che sia, la mia solidarietà umana, sono ancora convinti di essere stati bravi amministratori. Eh no, allora qua qualcosa non funziona. È una struttura burocratica che si è dissacrata, si è disciolta.